Porte sbarrate al collegio Alberoni di Piacenza, un seminarista cinese che già aveva avuto un tampone negativo è risultato invece ancora positivo al coronavirus e per l'antica scuola piacentina è scattato il protocollo di sicurezza. Lui è in isolamento, è nella sua stanza, non ha contatti con nessuno, mangia lì nella sua stanza e noi stiamo qui, insomma, facciamo una vita pressoché normale, tenendo i distanziamenti, tenendo tutte le precauzioni. Nei giorni scorsi il ragazzo, al termine degli studi nel collegio Alberoni, durante l'imbarco in aeroporto Milano per tornare a casa in Cina, è stato sottoposto al test anti-Covid ed è stato trovato ancora infetto. Subito è stato quindi rispedito a Piacenza, dove il seminario è tornato in isolamento, in attesa che le condizioni dei 12 presenti nella struttura, seminaristi e padri vincenziani, siano approfondite dal punto di vista sanitario. Non abbiamo contatti diretti con i nostri dipendenti. Durante l'emergenza il collegio era già stato toccato dal virus? Sì, noi l'abbiamo preso 36 su 40.